Ciao a tutti. In questo momento di grande difficoltà e di profonda tristezza, come Amici del Castello vorremmo venire a trovarvi. E non siamo medici, non siamo infermieri, quindi non possiamo aiutare dal punto di vista sanitario, ma vorremmo entrare nelle vostre case con un po' di sano ottimismo. Eccoci! Buongiorno a tutti, perché no? Iniziate a scegliere fra i vostri libri quelli che vorrete scambiare nella prossima edizione del Castello dei Lettori. Vi aspettiamo numerosi. Ciao! Tutti, speriamo di rivederci presto. Ciao ciao! Ciao a tutti, vi aspetto anch'io al Castello Malgrat con il book crossing e lo scambio di libri, con i laboratori per i bambini e con lo sport al parco, dove finalmente potremo correre, divertirci e stare all'aria aperta tutti insieme. Ci vediamo presto, ciao! Ciao, sono Michele, vi aspetto al più presto al castello per le visite guidate e per fare un tuffo nel Medioevo. Ciao, a presto! Vi aspettiamo numerosi al castello per scoprire insieme un po' di storia medievale e per tutte le iniziative legate al Castello Malgrat. Arrivederci a presto a tutti. Ciao ciao. Ciao a tutti. Adesso restiamo a casa, però verrà poi l'estate, la tarda primavera in cui tutto questo sarà finito e potremo godere del nostro castello, visitarlo, andare ai concerti e tutte le manifestazioni che verranno fatte per noi e per tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti amici. Presto torneremo a fare passeggiate, a uscire e potrete venire anche a visitare il nostro bellissimo castello con le attività, le mostre, i concerti, senza dimenticarci il book crossing. Vi aspettiamo! Ciao! Ciao! Un saluto a tutti in attesa di tornare nel nostro castello per scoprire i segreti di chi l'ha costruito, chi l'ha abitato e di chi lo ha reso esattamente così com'è. Ciao! Ciao a tutti, adesso ci stiamo un po' annoiando ma siamo in attesa della nuova stagione al castello. Vi aspettiamo con tante iniziative, musica, libri, giochi e tanta voglia di stare insieme. Ciao! Durante le visite guidate, quando entriamo nella Torre Rotonda, la descriviamo come uno spazio completamente isolato dal mondo esterno, in cui ci si rifugiava durante gli assedi. Anche oggi viviamo in una condizione di separatezza rispetto alle nostre attività e ai nostri spazi quotidiani e augurandoci che questa emergenza possa terminare al più presto, i pensieri sono due. Il primo è a tutte quelle persone che continuano a fare in modo che funzioni il mondo là fuori, quindi un pensiero di gratitudine. E l'altro è un pensiero di speranza, di quando potremmo ritrovare gli spazi importanti per la nostra comunità, come il parco e il Castello Malgrat, e sono convinto che quando questo succederà li rivivremo e li rivedremo con degli occhi nuovi, quindi sarà una giornata sicuramente di riscoperta. A presto! Insomma, vi aspettiamo, come avete visto siamo tutti pronti, stiamo lavorando per organizzare tanti begli eventi, venite a trovarci appena tutto ciò sarà finito per le nostre mostre, concerti, scambio di libri, laboratori per i bambini, insomma tante cose che potranno farci divertire e mettere da parte questo momento difficile. Vi aspettiamo, ciao a tutti!